E buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo con un format che vi è piaciuto tantissimo e devo dire che è anche divertente da fare. Quindi torniamo con un Peppe risponde, sì, no, mi stava venendo Peppe commenta in serie medica, è lapsus, no. Quindi oggi torniamo dove rispondo con risposte oneste a domande scomode. Un video che già l'ho fatto e vi è piaciuto tantissimo, quindi lo riproponiamo con delle nuove domande che vi ho chiesto di farmi sulla mia pagina Instagram, che se non mi seguite ancora mi chiamo Peppe893, ovviamente. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like perché se questo video vi piace e dà un ottimo riscontro come quello precedente, ne farò un terzo episodio. E mi raccomando, commentate qua sotto proponendomi le vostre domande scomode per fare delle domande, delle risposte oneste. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale, mi raccomando attivando la campanella, è molto molto importante, seguirmi in tutti i social, soprattutto TikTok, Instagram e via discorrendo. E adesso via con la sigla! Eccole qua, le avevo salvate sul mio cellulare, non le ho mai lette, quindi andiamo proprio di così, di spontaneità. Cosa ne pensi della cardiochirurgia? Allora, io, uno che non è una domanda scomoda, cosa pensare nella cardiochirurgia? Perché è scomoda? Boh, non lo so. Ma soprattutto, ogni volta mi fate queste domande, cosa ne pensi di cosa, quando e perché? Ma, scusatemi, di una specialistica, cosa ne posso pensare io? Bene, male, cioè, boh, posso dirvi non mi piace la cardiochirurgia, preferisco la ginecologia o l'ortopedia, visto che la ginecologia è la mia specializzazione. Se a te piace la cardiochirurgia, falla. Non è che devi aspettare la risposta di Pepe per dire se la cardiochirurgia è la scelta giusta per te o no. Boh, non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate voi della cardiochirurgia. A questo punto la ripropongo a voi questa domanda. A quanto ammontano le spese annuali per uno specializzando? Le spese annuali? Beh, le spese annuali noi abbiamo circa da pagare una tassa universitaria che è variabile da università a università, diciamo varia da un minimo di circa 1.600 euro fino a un massimo di 3.200 euro, che se ci pensate sono da uno a due stipendi, più o meno quello che guadagna uno specializzando. In più c'è da pagare sempre l'ENPAM, la quota A. E basta, queste sono più o meno le tasse che uno specializzando è costretto a pagare ogni anno. Poi ovviamente ci sono tutte le altre tassazioni, tutte le altre cose, in base a dove vivete, dove non vivete, ma sostanzialmente sono queste le spese. Ho scoperto una cisti ovarica, vorrei sapere come si toglie, oppure non ho mai fatto visite ginecologiche. Tutto male che non sia mai andato dal ginecologo, perché vedendo la data di nascita, male. Seconda cosa, come hai fatto a scoprire di avere una cisti ovarica se non sei andato dal ginecologo, chi te l'ha fatta questa diagnosi? Come si toglie? Tendenzialmente toglie in laparoscopia se lo sa fare il chirurgo che ti opera. Sei pronto o contro l'LGBT? Ah, me la fate ogni santa volta che io faccio un video. Sono per la libertà di espressione, quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Nel senso che vuoi essere eterosessuale, libero di esprimerti. Vuoi essere gay, libero di esprimerti. Purché le tue azioni non vadano a ledere le azioni delle persone che ti circondano. E quindi, se una tua azione può essere, come posso dire, deleteria o può dare fastidio ad una persona, allora non la devi fare. Tutto qua. Qual è la cosa che più hai dato nei 6 anni di università? Beh, gli esami. Anzi, più che gli esami, perché in realtà gli esami erano belli perché studiavi, nella maggior parte dei casi trovavi una materia che ti interessava e ti divertivi anche a studiarla, ma l'ansia dell'esame, quella penso che è la cosa che più di tutti ho odiato, perché l'ansia di doverti sedere ad un esame, di oh mio Dio, mi boccia, non mi boccia, dover essere giudicato, dover fare, insomma, è una cosa che mi dava molto molto fastidio. Quindi forse quella è l'unica cosa che ho odiato nei 6 anni di medicina. Se ci fosse stata un'opzione per dire laureati senza avere l'ansia, giuro che avrei pagato oro per averla. Ti piacerebbe frequentare una ragazza con 6 anni circa meno di te? No, assolutamente no, io ne ho 27 circa, quindi l'eventuale ragazza ne aveva 21, 22 anni, quindi voglio dire, non è che c'è nulla di male con una ragazza di 20 anni, cioè non è che non ci trovo nulla di male, quindi no. Assolutamente no. Fino da 18 anni in poi sì, perché sono persone normali. Sotto i 18 anni in poi diventa un po' problematico dal punto di vista legale, però, nel senso, se una persona ti piace fisicamente, ti piace mentalmente, ci stai bene insieme, condividi dei momenti, che ha 21 anni, 19, 30 anni, non cambia assolutamente nulla, almeno io penso così. Quante ore lavora uno specializzando? Tempo per crearsi una famiglia e per coltivare altro? Tom, dipende molto da che specializzazione fai. Tipicamente le specializzazioni chirurgiche hanno un monte orario molto molto più elevato rispetto a quelle cliniche. Tendenzialmente una clinica, non dico che rispetti perfettamente le 36 ore, anzi le 38 ore da contratto, ma
ne fai 40, ecco, al più. Mentre in ginecologia o comunque tutti gli ambiti chirurgici, anzi gli ambiti chirurgici, perché ci sono le sedute operatorie e le occasioni per imparare sono poche, quindi devi essere sempre sul pezzo e pronto, sono più impegnative da questo punto di vista. C'è gente che ha una famiglia, se l'è creata tranquillamente, però dipende come vuoi investire il tempo nella specializzazione, nel senso che tu vuoi crescere e devi essere anche disposto a fare delle cose che gli altri non farebbero. Ehi, mai usato una dating app tipo Tinder? Assolutamente no, so che non mi crederete, ma dicendo non è vero, no, in realtà non l'ho mai utilizzato perché io sono molto diffidente nei confronti, lo vedete anche su Instagram, con tutto che ogni giorno mi arrivano richieste da persone. Però non do mai retta a nessuno perché non so chi c'è di fronte a me. E anche app come Tinder, diciamo che non sapendo chi ho di fronte, sono molto fidente, quindi non l'ho mai utilizzata e non mi interessa e per fortuna mai avuto problemi. Botte e via o relazione seria? Io sono per la relazione seria tendenzialmente, però non, se capita un'occasione non mi tiro indietro, ecco. Che scuola superiore hai fatto? Sei un grande, ti stimo, ti ringrazio. Sì, ho fatto lo scientifico, ma non è una domanda scomoda questa. Questo è un per rispondere su due idee differenti. A che età ti sei sverginato? Questa è una domanda scomoda. Credo, lasciando perdere che il concetto di verginità è un concetto tutto relativo, e forse magari un giorno vi farò un video, anzi fatemi sapere nei commenti se volete il video e l'opinione sul concetto di verginità. A che età mi sono sverginato? B, forse tra la terza e quarta superiore, quindi quando avevo 16 anni, 17 anni, non mi ricordo, una cosa del genere. Pensi che stare sui social ti dia un valore aggiunto rispetto ad altri medici? E perché? Allora, io non credo che mi dia un valore aggiunto o un malus, cioè nel senso sicuramente mi dà più visibilità, questo è inevitabile, però non credo che io sia meglio di un collega che non ha i social, perché ognuno di noi poi si valuta su quello che sa fare sul campo e non per quello che dici sui social, quindi. Allora, non ti è mai capitato nemmeno all'inizio di avere una minima eccitazione alla visita di una paziente? Assolutamente no, questo no, perché praticamente quando io visito le mie pazienti sono calato nel personaggio, cioè sono il medico, ho il mio camice, la mia cosa, quindi tendo a non guardare le pazienti come donne, o meglio, le guardo come donne, ma nell'insieme della donna, del concetto di essere donna e quindi di utero, ovaie e via discorrendo, non come donna da guardare dal punto di vista del piacere o dal punto di vista estetico, ma guardo quello che è dal punto di vista medico, che può essere patologico o non patologico, ma la guardo in questo senso. E niente ragazzi, spero che questo video così veloce, rapido, sintetico, simpatico, semplice vi sia piaciuto. Come sempre lasciatemi un bel like perché mi aiuta tantissimo. Seguitemi su tutti i social, Instagram, TikTok, mi chiamo Pepe893, canale Telegram dove trovate tante informazioni utili per voi. Iscrivetevi a questo canale attivando la campanella perché è molto molto importante e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Yeah.